Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: Maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogarono anche alcuni soldati: e noi, che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno. Accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi ho battezzato con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni, Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore. Siamo arrivati alla Domenica della Gioia. E subito mi viene in mente che un cristiano o è abitato dalla gioia oppure non ha ancora incontrato il vero Dio di Gesù Cristo. Perché la gioia dovrebbe far parte del nostro cammino di fede. Il motivo della nostra gioia è sapere che Dio è dalla parte degli uomini, che Dio viene. Che Dio nascerà anche quest'anno nella storia, nella tua storia che è fatta anche di peccato, nella storia di questo mondo che è fatta di peccato, nella storia della Chiesa che è fatta anche questa di peccato, ma Dio viene. Dio viene senza paura. Dio non ha paura degli uomini. Noi possiamo avere paura di Lui, ma Dio non ha paura di abitare ancora in questa umanità. E quando dico questa umanità, io penso alla mia comunità, alla nostra comunità, bella, bella la nostra comunità, nella quale però ci sono a volte delle tensioni, bella la nostra comunità, dentro la quale però tante volte c'è il pettegolezzo, bella la nostra comunità, dentro la quale però ci sono delle persone che fanno fatica a fare un passo un po' in più. Bella la nostra comunità, ma certamente che è bella, ma qualcuno si è proprio fermato a Gesù che si è incontrati quando eravamo piccoli. Bella la nostra comunità, ma qualcuno pensa ancora che la fede sia un qualcosa di molto teorico, un qualcosa di testa. E allora capite bene, cari amici, che la domanda che allora è stata posta a Giovanni il Battista, questa sera la vogliamo porre noi. Che cosa dobbiamo fare? Proprio perché il mondo, la chiesa, la nostra parrocchia, la mia vita è bella, ma certo che è bella, ma dentro trovo queste contraddizioni. Signore, che cosa devo fare? Sentite bene, non cosa devo pensare e nemmeno che cosa devo dire. Che cosa devo fare? Il Vangelo di questa sera ci ripresenta ancora Giovanni Battista.
Vi ricordate come finiva il Vangelo di domenica? Dopo che Luca aveva citato le personalità più importanti di allora, imperatore, tetrarchi, sommi sacerdoti, il Vangelo finiva così: la parola di Dio scese su Giovanni Battista. Sembra quasi di vedere Giovanni Battista un bambino. Le grandi potenze e la parola scende su questo bambino. E sapete che i bambini sono pericolosi, molto pericolosi. Sapete perché? Perché non hanno il buon senso di tenere per se stessi la verità. Si chiama santa innocenza, che purtroppo noi perdiamo. Un bambino è talmente spontaneo che non ha il pudore di tenere per sé la verità. Quando io incontro i miei bambini della scuola materna, posso dirglielo in mille modi che Don Mauro è macro. Ma loro, in modo piatto piatto, ti dicono no, no, no. Giovanni Battista è un umile, è un piccolo, è un bambino. Perché non tiene per sé la verità. Noi siamo talmente abili, possiamo dirlo, siamo dei cristiani a volte fingardi, che mettiamo la bella faccia. Che bello potessimo rivestire i panni dei bambini, che hanno il coraggio di dire la verità, magari pagando anche di persona, perché poi quando un bambino dice la verità e imparte alla mamma, non si dicono certe cose. Ma se è la verità, il buon senso, la buona educazione, ma se è la verità? E allora ritorniamo alla domanda: che cosa dobbiamo fare? E guardate, Giovanni Battista, questo bambino, questo umile, questo semplice, non chiede alle persone a cui viene interpellato cose stratosferiche. Al popolo, dice: avete da mangiare? Beh, condividetelo con chi non ce l'ha. Giovanni Battista non chiede di camminare a testa in giù, non chiede di prendere il pizzo formico e di portarlo in cima alla presolana. Noi abbiamo trasformato la nostra religione in qualcosa di talmente pesante, ma qualcosa di talmente pesante. Ma Giovanni Battista, cosa dovete fare? Avete due panini, condividete. Uno mangiatelo, perché uno deve servire per la tua vita, il secondo dallo a chi non ce l'ha. Il pane, la tunica, ecco perché abbiamo portato questa sera un cestino con della frutta e del pane, perché nel viaggio o impari a condividere o non sei un uomo. Non puoi essere contento, dai, non puoi fare Natale se le nostre tavole sono belle imbandite e non abbiamo regalato un'unghia per chi non ha il pane necessario. Ma poi arrivano i pubblicani da Giovanni il Battista, sono gli esattori delle tasse, e noi che cosa dobbiamo fare? Siate onesti, siate onesti. Era un po' normale mettere qualche euro in più sulle tasse, era un po' normale fregare le persone, era ed è un po' normale. E Giovanni il Battista dice: cosa dovete fare? Volete che la vostra fede dalla testa passi alla vita? Siate onesti. Cari amici, che cosa c'è di più bello dell'onestà? Dell'essere, ma Don Mauro, come dire che io devo essere onesto quando tutto il mondo... Come siamo abili a prendere le mille scuse per non trasformare in fede, in vita, la mia fede. Ma poi arrivano addirittura i soldati. Pensate un po', anche i soldati vanno da Giovanni Battista e gli dicono: e noi? E noi che cosa dobbiamo fare? E Giovanni il Battista, questo piccolo, questo bambino, questo umile, dice: voi non usate la forza per schiacciare sotto i piedi gli altri. Vedete, la proposta evangelica è una bella notizia, la domenica della gioia. Perché? Perché il Signore non ci chiede di diventare degli extraterrestri. Il Signore ci invita anche questa sera a vivere in profondità la nostra umanità. In profondità. Secondo voi è veramente un uomo chi ruba?
Secondo voi è veramente un uomo, uno che mette la maschera del perbenismo e poi appena gira l'angolo? Secondo voi è profondamente un uomo, uno che sbandiera i grandi valori e poi per i principi, per dei principi che non stanno né in cielo né in terra, tante volte non ha il coraggio di guardarti in faccia, per il bene della gente? Vedete, il Vangelo, a volte l'abbiamo complicato noi, ma è di una semplicità. Semplicità non vuol dire... Ma semplicità vuol dire ti riporta alla verità di te stesso. Questa è la gioia. Vedere i miei ragazzi che crescono onesti, contenti della vita, capaci di prendersi a cuore gli uni degli altri. Vedere i miei ragazzi che crescono senza dire mai quel no, tu con me, no. No, tu no con me, ma sì, sì, perché condividiamo. Vedere i miei ragazzi che hanno in mano le patatine, di Don, ne vuoi una? Non sono queste le cose che fanno buona la vita. E non mi sembrano cose stratosferiche. Ecco il Natale. Questo benedetto Dio che vi dicevo viene e sposa la nostra umanità. Ma non perché l'uomo diventi, ma perché l'uomo possa vivere appieno la propria umanità. E allora, cari amici, diventiamo bambini. Abbiamo davvero quella santa innocenza di scegliere la verità, anche se magari qualcuno ci potrà anche prendere in giro, anche se dovremo pagare di persone. Abbiamo il coraggio davvero di trasformare la nostra fede, anche la liturgia di questa sera, trasformiamola in vita. Don Mauro, che cosa vuol dire trasformarla in vita? Vuol dire che dopo questa messa, domani, dopodomani, martedì, mercoledì, se hai un amico, un vicino di casa, un collega di lavoro, che è da un po' di giorni che gli tieni giù il muso perché, ma riprendi il saluto. Ma Don Mauro costa! Ma è lì la vera gioia. Se stai collaborando in un gruppo dove c'è quella persona che ti sta qui, collabora ancora di più. Questo vuol dire condividere. Fino ad arrivare poi a quella condivisione fatta anche di pane, di denaro, condivisione che è fatta davvero di attenzione a chi è meno fortunato di noi. Che bello se nelle nostre famiglie insieme decidessimo di tenere a mano qualche piccolo euro e di donarlo al progetto Casa Sara, il progetto che come comunità di Fino abbiamo sposato in questo tempo di avvento. È una casa a Monte Rosso dove vengono aiutate le mamme, le giovani mamme con i loro bambini. Non andiamo in Africa e nemmeno in America, rimaniamo a Bergamo. Che bello, la mia famiglia non si lascia mancare il panettone, ma regala anche qualcosa. Condividiamo, condividiamo e saremo abitati dalla gioia. È una virtù che dobbiamo tutti rimparare, compreso il prete che vi sta parlando, perché o nel nostro cuore c'è la gioia della condivisione o nel nostro cuore c'è la gioia del sentirci tutti in cammino. O nel nostro cuore c'è la profonda gioia di essere veramente uomini, o mi domando che cosa siamo qui a fare. O mi domando che Dio stiamo incontrando. O mi domando chi metteremo nel presepio quest'anno. Che il Signore ci aiuti ad essere uomini abitati dalla gioia evangelica.